In questo video voglio parlarti dell'importanza di tonificare e rafforzare gli angolini della bocca, ovvero questo punto qui ai lati della bocca. Come puoi vedere, qui non c'è un unico muscolo specifico, ma si tratta di un incrocio dove sull'angolino della bocca passano diversi muscoli che si incrociano, come un incrocio a diverse vie, dove appunto tutte le strade vanno a pesare sull'angolino della bocca. Quindi abbiamo gli zigomatici, i levator labi, poi c'è l'orbicolare della bocca, il muscolo risorio, il depressor, labi inferioris e angoli oris. Insomma, ci sono diversi muscoli che dall'alto, lateralmente e dal basso si agganciano qua nella zona dell'angolo della bocca. Ecco perché ci ritroviamo. Questa parte della bocca si ritrova ad avere un peso enorme sia dall'alto, quindi pressione dall'alto, che dal basso, quindi tiraggio verso il basso, che se non è sufficientemente forte e sviluppato, appunto il rischio è che gli angolini girino verso il basso. Cosa fare per avere gli angolini della bocca volti verso l'alto? Bisogna allenarli come tutti gli altri muscoli. E oggi voglio insegnarti un esercizio che serve proprio a rafforzare gli angolini della bocca e ad averli volti verso l'alto in su. Unisci le labbra, come per dire mamma, così, senza tirare in dentro le labbra, solo appoggia labbro sul labbro. Le labbra rimangono serrate e con le labbra serrate inizia a sollevare gli angoli su, come se volessi sorridere, ma tenendo le labbra serrate, così. Continua a sollevare gli angolini finché vanno su. È arrivato al punto limite, fai pressione con i polpastrelli delle dita, così. Mantieni questa posizione per almeno un minuto e vedrai che sentirai gli angolini della bocca attivarsi e probabilmente sentirai anche un bruciore. Questo esercizio lo puoi fare più volte al giorno e serve proprio a rassodare e a tonificare gli angolini della bocca. Se per caso hai la bocca simmetrica, prova a sollevare con forza con il dito la parte più bassa, quindi l'angolo più basso. Portalo all'altezza dell'altro angolino della bocca e dopodiché mantieni quella posizione e premi con le dita. Durante l'esercizio continua per tutto il tempo a cercare di portare su il più possibile gli angolini della bocca, mi raccomando. E ovviamente anche sorridere aiuta gli angolini della bocca a stare su. Ci vediamo nel prossimo video.